che dico, ma tu sai perché io sogno qua alloggiato una vecchia pensione della città? È perché i zii mi mandano un lauto assegno per mantenermi agli studi. Certo, perché stai studiando con me, no? In verità, mio zio, sapi che io sogno laureato. E non solo che sogno laureato, sì, che dai una decina ai pacci in cura e sogno primario di una clinica di pace. E i soldi che Indu mi manda ogni mese mi servono al carto macchinari per curare ste pacce. Guarda tu, guarda. E invece tutti i soldi che tuo zio ti manda tu li usi per mi fa bella vita, vero? Sì, senti, senti chi tu che mi dici questa lettera. Maria, mi tremano le mani. Caro nipote, come stai? E come va la tua clinica dei pazzi? Clinica dei pazzi? Li hai comprati tutti i macchinari con i soldi che ti ho mandato? Sono molto orgoglioso di te e verrò a trovarti presto con tua zia Concetta. Anzi, domani stesso saremo lì. Baci zio Popò, domani, oggi è! Ho stanchezza della mia vita, eh? Se vado a parlare. Stanca, ma ci sono. Dagli lo stesso novena. A novena San Giuseppe, perché io sono assai devota. E poi, mi prego, ma mi do una forza, mi sopporto, a sti facci manicomio. Va, a stanno domani che è tardi, va. Carmela, che dicisti? Grazie, Carmela, grazie. Ma salvaste! Ma salvaste, Carmela, grazie! Ciccino, che andai? Che ti succede io? Ma non sentisti chi tu che disse Carmela? Che dissi? Che Caincia sono una mania di baci! E non è che si sbaglia poi di tanto! Ah, lo disse pure tu! Donna Grazia con sua figlia non sono baci! Un generale non ti sembra baccio! L'attore! È venuta un'idea! Chi sta a pensione Stella sarà la mia clinica dei pazzi. Ma pure tu! Ma perché abbiamo portato soldi a te? La clinica non voglio ma verga! Verga, Sergi! Sta bene, sta tutto come faccio! E poi, senti che il giro dato tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Senti che non c'è nulla. Noi sì! State due minuti con noi. E poi come sta dicendo zio? Ti manca ora. Tutti bravi. O secondo piano ci sono i pacci furiosi. E dai, è pericoloso, mi si inchianza. No. No, non mi trovo, dai, che dormi. Però i pacci dopo primo piano non bisogna contraddire. Non bisogna infortunare. Perché sempre pacci su. Bisogna assecondare. Ah, perché se non c'è problema, no? Dici la verità, eh? Io non ti assecondo. E che su pacce è? No, volevo dire che ero propenso alla secondatura. No, no. Oh, Cicci, oh, io su questo piano non vai, manco se vuoi sbagliare. Vai, buoni. L'ultimo che mi ha portato era un ragazzo bello, tipo una famiglia, ricco, ricchissimo. Mandai 30 email per mieli e non tenivano. Se sbattiva, se rotolava, se sbattiva. Zio. No, niente, non ti preoccupare. E che mamma le dai che taglia la guarda. Indue, no, ancora, Indue. Ma non ti preoccupare, Cicci, che tanto di te. Però, tu sai, è curioso, tu sai che qua dice in giro che Rossini, il barbiere, l'ha scritto per lui. Ma come? Ma vedi, ehi, chi l'ha fatto?
uscire dalla sua camera. No, non si muova! Fermatevi, fermatevi, fermatevi! Mi riconoscete? Certamente! Voi siete il dottore, ma non mi sgridate! No, 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 no! Tutta la vita in una caserma, è normale che si comporta così. Babbo, capo, niente.